Allora, siamo con Vilma Goic. La musica non ha età, la musica è sempre bella e poi ha ancora una voce stupenda. Per fortuna, sto facendo dentro le mani, ho le mani in tasca ma faccio le corna, perché spero che si mantenga ancora per un po', perché il fatto di poter cantare per me è gioia e vita. Riuscire a regalare ancora grandi emozioni, vedere il palco sotto che si emozionano ascoltando le sue canzoni e sono comunque bellissime. E poi ha conosciuto tanti personaggi, perché lei ha collaborato con tanti personaggi, tanti artisti, sì, che le hanno dato un qualcosa in più. Assolutamente, se non ci fossero stati loro non ci sarebbero state le canzoni e non sarei qui in questo momento. E quindi grazie agli autori, ai grandi autori con cui ho lavorato, che posso ancora cantare, posso proporre, posso propormi soprattutto, e posso ancora dare delle emozioni. Ma la cosa più bella è che quando io esco sul palco, che sono sempre emozionata, l'impatto è sempre quello, poi mi sciolgo cantando, è il fatto di guardare il pubblico e dire a noi, nel senso che vediamo se ancora funziona, vediamo se ancora io riesco a prendervi, e devo dire che ancora ci riesco, è bello questo. C'è un qualche di questi personaggi che l'ha lasciato o comunque gli ha dato qualcosa di particolare o un'emozione particolare in più? Guardi, non ce n'è uno in particolare, perché ognuno mi ha dato qualcosa. Parliamo di Amedeo Minghi, parliamo di Franco Califano, parliamo di Renato Zero, parliamo di Edoardo Vianello stesso, parliamo di altri, Mogol, Donida, tutti autori grandissimi che hanno scritto delle cose meravigliose e che mi hanno portato al successo, ma non solo, che mi hanno fatto vivere attraverso le canzoni, e questo è bellissimo. Allora le auguriamo di dare ancora tante emozioni come abbiamo provato noi questa sera alla gente. Lo spero, io sto cercando delle cose nuove, sto creando delle cose nuove. Io purtroppo non sono un'autrice, ma mi circondo sempre di gente che mi piace come scrive, e quindi spero di riuscire ancora a proporre delle cose nuove ed emozionanti.